Cibi che scadono anni dopo. Se fino ad oggi abbiamo buttato via gli alimenti che avevano superato la data di scadenza, purtroppo abbiamo contribuito inconsciamente al grande spreco alimentare che caratterizza la nostra società. In Italia lo spreco annuale equivale allo 0,88% del PIL, ovvero circa 15 miliardi di euro. E buona parte di questo è legato proprio alla data di scadenza del cibo che teniamo in dispensa o in frigo. Quello che non molti sanno è che mangiare cibo scaduto non rappresenta un problema. Anzi, moltissimi alimenti scadono realmente dopo anni dalla data indicata in confezione. Chi decide la data di scadenza del cibo che acquistiamo al supermercato? Ogni azienda decide in modo assolutamente autonomo le date di scadenza da indicare sui propri prodotti alimentari. Questo perché la legge italiana obbliga solo a riportare una data sulla confezione, ma non fissa alcun criterio o regola per determinarle. Nemmeno a livello europeo questo accade. Dunque, la data di scadenza è un termine prudenziale applicato a discrezione del produttore. Inoltre, solo i cibi freschi riportano una vera e propria data di scadenza, mentre tutto il resto, pasta, scatolame e cibi secchi, riportano solo la dicitura da consumarsi preferibilmente entro il. E quindi non un vero termine oltre il quale il cibo diventa immangiabile. Ecco quindi che quelle date possono essere riviste in base ad un'analisi più realistica che ci aiuta a sprecare meno e per questo anche risparmiare bei soldini. Segue ora una lista della reale data di scadenza dei principali alimenti. Dirò il nome dell'alimento e poi di quanto si può sforare rispetto alla data di scadenza, oppure entro quanto tempo dall'apertura o dall'acquisto conviene consumare. Biscotti, un mese dopo la data di scadenza. Carne macinata, 24 ore dopo l'acquisto. Cibi in scatola, un anno dopo la scadenza. Cioccolato, 2 anni dopo la scadenza. Confetture e marmellate durano anni se chiuse, altrimenti 10 giorni dopo averle aperte. Cracker e prodotti simili, un mese dopo la scadenza. Farina, 6 mesi dopo la scadenza. Formaggi freschi, è consigliato rispettare la scadenza. Formaggi stagionati, 2 o 3 giorni dopo la scadenza. Miele, 2 anni dopo l'apertura. Mozzarella fresca un mese dopo l'acquisto. Olio è consigliato rispettare la scadenza. Pasta e riso 2-3 mesi dopo la scadenza. Pasta all'uovo 5 o 6 giorni dopo la scadenza. Pesce 1-2 giorni dopo l'acquisto. Salumi 2 giorni dopo la scadenza. Spezie 2 o 3 mesi dopo la scadenza. Sughi freschi 10 giorni dopo l'apertura. Surgelati 2 mesi dopo la scadenza. Uova. È importante rispettare la scadenza. Wurstel e carni simili 3 mesi dopo la scadenza e per finire lo yogurt può essere consumato anche 6-7 giorni dopo la scadenza. Si comprende facilmente che per alcuni alimenti la reale data di scadenza è ben oltre quanto consigliato dai produttori. La cosa importante da ricordare è che questi termini sono validi se il cibo è stato conservato bene, in luoghi freschi e asciutti. Ma poi considerato che alcuni alimenti, dopo la scadenza, iniziano a perdere le loro proprietà organolettiche, ma in questa sede si tratta di un aspetto che ci interessa poco. Lo scopo di questo articolo, dunque, è quello di aiutare a comprendere che possiamo tranquillamente evitare di buttare alimenti scaduti e per questo limitarci magari ad una spesa importante ogni tot giorni, con notevole risparmio di tempo, energie e consumi.